Mi fa un bel colpo di tosse. Ancora? Quadro radioascoltatorio completamente negativo, cioè non si sente mai una mazza di questo. Dall'inizio di aprile sino ad oggi sono 27 le visite effettuate a domicilio, alcune di pazienti appena dimessi dall'ospedale, altre sintomatici a casa. In 3 casi si è reso necessario allertare il 118 per la gravità delle condizioni cliniche. È il quadro degli assistiti a Verona Sud e San Giovanni Lupatoto dalla dottoressa Rosa Bianca, un medico di base in pensione da circa un anno. Assieme a Paola, un'infermiera, appartiene a uno dei 5 team territoriali che a Verona e provincia visitano a domicilio gli ammalati Covid con sintomi più seri. È un progetto avviato dal Sindacato dei Medici di Medicina Generale FIMG in collaborazione con la Cooperativa Salute e Territorio e la Croce Verde. Per l'attivazione è stata determinante la disponibilità di medici e infermieri, tutti volontari, che hanno partecipato a corsi di formazione per le procedure delicate e rigorose di vestizione, svestizione e sanificazione dei dispositivi dopo ogni visita. Come sottolinea la dottoressa Rosa, l'avvio del progetto ha richiesto un grande sforzo, in quanto prosegue il contatto telefonico, anche se costante da parte dei medici di base, non è sufficiente per valutare le condizioni cliniche o patologiche che il Covid può sviluppare. Le 5 squadre attive sul territorio scaligero si sono rilevate fondamentali nel percorso di cura degli assistiti e ai loro familiari. Un'esperienza faticosa, certo, racconta la dottoressa Bianca, che ad ogni incontro non manca mai di portare un sorriso. Riso o una battuta, ma soprattutto positiva, che ha rafforzato ancor di più la solidarietà tra i medici.